Dottoressa Silvia Maffei della Fondazione Gabriele Monasterio ci ha parlato dell'osteoporosi nelle donne, quindi gli effetti, la sintomatologia, la progressione, e ci ha detto anche che l'osteoporosi è la terza causa di morte per le donne, una malattia invalidante della quale si parla molto, ma forse non ne sappiamo molto. Cosa bisogna fare per prevenire, gestire? Sì, è una, di fatto è una patologia a prevalente incidenza femminile, quindi riguarda le donne in prima battuta e deve essere uno degli aspetti che le donne devono prendere in considerazione. Per le giovani sicuramente è molto importante valutare il picco di massa ossea anche semplicemente facendo un'accurata anamnesi, cioè chiedendo la regolarità delle mestruazioni, se hanno avuto dei periodi di grande, lunghi periodi di assenza delle mestruazioni, quindi di amenorrea secondaria, oppure problemi di alimentazione come ad esempio l'anoressia. Per quanto riguarda invece le donne che sono in premenopausa, che approcciano la premenopausa, è molto importante valutare una densità minerale ossea già al momento in cui si manifestano le prime irregolarità mestruali, proprio per andare a indagare diciamo il livello di massa ossea da cui partiamo, che è molto importante, perché sappiamo tutti che con la cessazione della produzione degli estrogeni da parte dell'ovario, quindi con la menopausa, comincia una progressiva perdita di calcio e di massa ossea, che quindi è bene caratterizzare al momento in cui comincia la menopausa, per sapere in qualche modo da che punto partiamo e quindi correre ai ripari con eventuali terapie, che possono essere quelle della postmenopausa, della menopausa, possono essere anche terapie mirate all'osso, e comunque molto importanti sono anche gli stili di vita, quindi indurre le donne a alimentarsi correttamente, indurre le donne a muoversi, a fare una ginnastica mirata anche per l'osso, soprattutto quelle che non hanno mai fatto attività fisica e che devono poi imparare a muoversi e a diciamo favorire la posizione di calcio anche attraverso il movimento muscolare. Lei diceva per l'alimentazione, per esempio, due volte a settimana l'osso chiama la carne. Eh sì, l'osso vuole la proteina animale, si dice così. Per cui adesso che per esempio ci sono tutte queste tendenze a non alimentarsi con la carne, purtroppo, oppure solo con la carne bianca per motivi, che ne so, di colesterolemia, queste cose qua, in realtà la carne rossa sarebbe da privilegiare, naturalmente non esagerando, ma comunque apportando una giusta quantità di proteine animali alla dieta. Questo è fondamentale, così come naturalmente l'apporto di calcio e di vitamina D. Ecco, formaggi, latte, latticini invece ci dicono che... No, formaggi, latte e latticini sarebbero sicuramente validi. Il problema però è che con la postmenopausa e con la carenza estrogenica aumenta l'assorbimento intestinale dei lipidi, e quindi i formaggi, i latticini sono una sorgente di grassi notevole, e quindi spesso e volentieri per far meglio facciamo peggio, perché diventiamo dislipidemiche. E in questo caso allora è molto meglio fare una supplementazione con calcio, oppure, come accennavo anche in precedenza, bere un'acqua ricca di calcio, laddove naturalmente non c'è una problematica di calcolosi renale. Anche lì ogni cosa deve essere ben bilanciata e ben conosciuta attraverso un'accurata anamnesi delle patologie della paziente o comunque del suo stato di salute. Quindi l'analisi da fare intorno ai 45 anni, più o meno 42-45, dipende dall'epoca della menopausa. Attraverso l'analisi del sangue vediamo... Si può fare una densità... Una mineralometria ossea computerizzata, che sarebbe la DEXA o la cosiddetta MOC, la densitometria ossea, molte donne la conoscono con tutti questi nomi, che ci può dare una fotografia dello stato dell'osso, della calcificazione dell'osso intanto. E poi magari al momento in cui si va in menopausa un dosaggio della vitamina D, una calcemia, sicuramente vale moltissimo, a questo tengo veramente tanto, vale moltissimo anche la familiarità. Cioè laddove si ha una madre che ha un'osteoporosi o che ha avuto fratture da fragilità ossea, naturalmente questo ci dà già, è già una spia, ci dà un'indicazione ad indagare. Questo è molto importante. In ultimo, un consiglio in un flash alle donne che appunto volessero controllarsi con serenità e con pacatezza. Certo, ecco. Assolutamente. Prima di tutto vogliatevi bene, rimettetevi al centro di voi stesse, non preoccupatevi sempre di tutto ciò che avete intorno, famiglia, figlioli, mariti, come si suol dire,
vogliatevi bene, osservatevi, guardatevi, ascoltatevi e cominciate a prendere in considerazione di fare quei controlli per la vostra salute che sono fondamentali per invecchiare al meglio, perché le donne hanno una sopravvivenza media che va da circa 84 anni e 6 mesi. Il problema qual è? Che si vive più a lungo degli uomini, ma gli ultimi 10 anni, 14 anni sono vissuti male perché ci sono molte disabilità. Quindi la prevenzione anche in questo caso è molto importante e quindi avere attenzione per sé per vivere meglio il futuro. Grazie dottoressa Maffei. Grazie a lei.